Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera da Serena di Ciacchiazione. Oggi sono qui con voi perché vorrei recensire After il numero 3. Cosa dire su questo film? Come perdere un'ora e 39 minuti del proprio tempo, sinceramente. Comunque, ricordiamo che After, questo è il numero 3, il primo uscì nel 2019, il secondo lo scorso anno, quest'anno. Come abbiamo visto, Amazon ieri o l'altro ieri mi sembra ha appena fatto uscire il numero 3 e purtroppo, dico purtroppo, i libri su questo film ne sono ben 5 e quindi ci dovremmo subire altri due film. Non lo so, non so cosa ci uscirà dalla trama sinceramente. Allora, la trama del primo film era così e così, nel senso. Lei, la solita bella masficatella, lui il bulletto con un gruppo di bulletti, lui si mette con lei semplicemente per scommessa e poi si innamora, classico, ne abbiamo visti tantissimi di questi film, quindi niente di originale. Il secondo, partiamo che loro si sono lasciati e giustamente voglio dire, cioè lui l'ha preso solo in giro a lei, quindi perché stare ancora con lei? Eppure lei è ancora innamorata e quindi niente, alla fine verso la metà, alla fine del secondo film si rimettono insieme. Nel terzo film partiamo che loro sono ancora insieme, vivono insieme. Ah, scusate, mi ricordiamo chi sono i protagonisti a questo punto, perché comunque i protagonisti mi piacciono, il film che così così. Lei è Josephine Langford, sorella di Catherine Langford di 13 Reasons Why. In italiano credo che abbiano chiamato il telefilm solo 13. Lui invece è Hero Finney-Stephen, se si pronuncia così, non so, che è il ragazzino che ha fatto il piccolo Lord Voldemort. Scusate, adesso non riesco manco più a dire Lord Voldemort. E di Harry Potter il principe mezzosangue. Lo sguardo di questo ragazzino era molto intenso e molto tra virgolette cattivo allora, quando aveva fatto Lord Voldemort, che sinceramente anche in questo film, cioè lo sguardo che terrorizza un po', veramente terrorizza. Comunque, torniamo al film. All'inizio del film loro stanno insieme, sono ancora fidanzati, hanno credo finito il college e quindi devono cercare un lavoro. Ma ovviamente lei stava durante tutto il college ha fatto un internship o qualcosa del genere con un amico di famiglia di lui che gli offre quest'uomo, questa famiglia, diciamo, perché anche lei, la moglie, lavora nella stessa azienda, gli offre un lavoro a Seattle. Lui a Seattle non vuole andare, vuole rimanere lì in California, così lei decide di andare lo stesso, tra liti, non liti, liti, non liti. Poi, boh, cioè sì, ok, litigano, si rimettono insieme, fanno sesso telefonico, lui la va a trovare, fanno sesso in palestra, mi sembra, fanno sesso in piscina, lei si riconnette con il padre che non vedeva da tanto tempo, il padre è un ubriacone, lui, il ragazzo è un ex ubriacone. Cioè, questa è la storia. Non, sinceramente, ragazzi, non ho altro da dire. Partiamo che vivono insieme. Lei decide di andare via, lui si arrabbia perché lei va via, dice avevamo deciso di andare a Londra insieme, ma giustamente questo è un bel lavoro per lei, decide di restare negli Stati Uniti, lui decide di restare in California, litigano però, non, cioè in questo film molto piatto, non c'è un momento dove dici vabbè litigano però succede qualcosa di boom, niente. L'unica cosa per il film che mi viene in mente è una famosa frase di Star Wars, Luke, I'm your father. Perché, anzi, nemmeno senza virgolette, perché era veramente il padre, come abbiamo visto, perché alla fine del film partono per l'Inghilterra, perché la mamma si deve sposare, a quanto pare anche un bravo uomo, e la sera prima, lui trova la mamma a fare sesso con il capo dell'azienda di dove lavora lei, quindi giustamente si incazza che poi scusami, questo fanno sesso in cucina. Cioè, pure tu donna, sai che ti devi sposare il giorno dopo. Sai che hai ospite a casa tua tuo figlio con la ragazza, ti metti a fare sesso in cucina.
Cioè, io boh, non lo so, almeno nasconda, va in camera dove non ti coppa nessuno, tra parentesi, come diciamo qua in Abruzzo, il verbo coppare. Quindi, non lo so, vabbè, comunque, comunque questa qua si sposa e dopo il matrimonio il capo dell'azienda dice a lui: ah, comunque io sono tuo padre. Ah, ok. Non l'aveva capito nessuno, cioè si era capito comunque dall'inizio del film, probabilmente anche dall'inizio dal primo film, non so come lui non ci sia arrivato. Quindi la scena, vediamo, una scena finale, molto romantica, sì, va bene, romantica perché lui ha appena parlato con il padre che gli ha detto la verità, lei ha appena parlato con la mamma di lui che le ha detto la verità, corrono l'un l'altro, si incrociano, si abbracciano, si baciano e c'è la scritta continua. Quindi sì, quarto film, secondo me nel 2002. Però ripeto, non ho trovato veramente niente di che. Come attori loro, per queste scene così, un po' così di sesso, d'amore, mi piacciono anche. Ma è proprio stata la storia veramente banale, molto 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 banale. Quindi vediamo cosa ci riuscirà al quarto film e spero che comunque tutte quelle cose quelle frasi da 50 sfumature di grigio inutili le tolgano, perché vabbè, fate sesso però. Allora, 50 sfumature di grigio, abbiamo la classica frase SC eccetera eccetera forte. Qui abbiamo SC bla bla bla, finché non ricorderai più del tuo incubo o una cosa del genere, cioè frasi assurde che veramente dai, nella verità, nella normalità di tutti i giorni non le vediamo. E poi un'altra cosa che ho trovato abbastanza ridicola è questo sesso telefonico. Dai, adesso tutti fanno sesso telefonico, ma non in quel modo. Comunque, vabbè. Ragazzi, questa è la mia breve recensione su After 3, come fanno gli americani, o 3 come facciamo noi. Non c'è, sinceramente, ripeto, non c'è molto da dire. Spero che il film, almeno a voi, vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima recensione. Intanto, Happy Halloween a tutti. Ciao!